un acquedotto dismesso. Vi siete mai domandati come è fatto all'interno il grosso fungo di cemento che fa da cisterna d'acqua in molti impianti idrici? Le prime rampe di scale sono abbastanza agevoli, quattro rampe molto ripide, costruite in ferro. Al penultimo piano, sotto alla cisterna, troviamo una scaletta verticale che passa in un foro che attraversa la cisterna stessa. Eccomi, sono arrivato da lì, in cima all'acquedotto. Praticamente questo è il tubo che portava l'acqua e riempiva la cisterna. Adesso è vuota. Questa è la cisterna che una volta era piena d'acqua. Mentre da qua sopra si va sul tetto.